Dopo 30 anni di carriera al fianco dei lavoratori e delle tante battaglie portate avanti, Gianni Di Cesare, segretario generale CGIL Abruzzo, saluta e lascia il suo incarico e nel farlo ripercorre le tappe. È un impegno, credo di poter dire, massimo a difesa del mondo del lavoro. 30 anni sono molti, sono successe molte questioni. Gli ultimi anni, gli ultimi 8 anni sono stati poi particolarmente impegnativi. Credo che abbiamo avuto anche un comportamento rispetto alle nostre controparti e rispetto diciamo ai sia istituzionali che d'impresa leale perché abbiamo saputo fare conflitto e quindi abbiamo saputo dire dei no, abbiamo saputo fare delle piattaforme e abbiamo saputo nello stesso tempo trovare accordi. Lascia l'incarico ma con la consapevolezza che i tempi sono difficili e che l'Abruzzo si trova a dover affrontare ancora molte importanti battaglie. Io sono preoccupato molto dell'Abruzzo legato, diciamo, dall'Abruzzo del terziario, l'Abruzzo dell'agricoltura, l'Abruzzo della spesa pubblica e quindi dei bilanci della regione, e quindi sono molto preoccupato di questo. La situazione è un po' diversa sull'industria, dove ci sono dei pezzi che ci preoccupano molto, ma dei pezzi di eccellenza. Poi noi abbiamo una difficoltà estrema in tutto il mondo dello Stato sociale, sia a livello nazionale che locale. Lo Stato sociale, il welfare è messo in discussione in Abruzzo più che in Italia, nel Mezzogiorno più che in Abruzzo. A prendere il suo posto è Sandro Del Fattore, già segretario generale del Molise, che spiega i primi traguardi da affrontare per l'Abruzzo. Vi sono tante vertenze aperte. Sono tante crisi industriali, bisogna seguire queste vertenze, queste crisi industriali e provare a dare una soluzione positiva a queste crisi, a queste vertenze industriali, perché il tema del lavoro è il tema che è al primo posto anche nella regione Abruzzo. La crisi ha colpito tutti i comparti produttivi, la pubblica amministrazione, i servizi, l'edilizia, il commercio, quindi vi è una crisi diffusa che coinvolge tutti i settori. Per questo bisogna non solo seguire queste vertenze, ma dare soluzioni positive, perché il tema del lavoro è il tema, ripeto, al centro della nostra attenzione, della nostra iniziativa, della nostra battaglia sindacale.